Eccoci pronti nel nostro advisory update per una nuova puntata con Giancarlo Marcotti, che vado subito a salutare. Giancarlo, benvenuto, bentornato. Grazie Emanuela, un saluto a te e a tutti gli In ascoltatori. questo spazio del lunedì alle 11:30, che darà sempre più sorprese, soprattutto in vista del palinsesto nuovo, io ogni tanto comincio a dirlo, ma insomma non anticipiamo nulla, ma è uno spazio in cui, come dire, possiamo definirlo un po' una sorta di laboratorio delle idee, Giancarlo, sempre poi lasciando ai nostri telespettatori la propria idea, la propria visione, no? Su tante cose, però diciamo che si mettono sul tavolo più spunti e più temi. Certo, mi piace molto, è un'espressione che apprezzo particolarmente, proprio un laboratorio nel quale appunto vengono così espresse delle idee anche non conformi, diciamo, all'informazione mainstream. Quindi, insomma, penso che sia un qualche cosa in più. Esatto. No, no, beh, non necessariamente bisogna dire le cose che dicono tutti, anzi, a volte bisogna lanciare degli input un po' diversi. Poi ripeto, sempre a mo' di riflessione, senza dare niente per scontato. Lo ripeto perché poi, insomma, bisogna mettere i puntini sulle i. Allora, partiamo dal primo tema di oggi, che è quello delle elezioni. Sempre ovviamente parlando di attesa, Giancarlo, perché non sappiamo ancora nulla, perché si vota e si voterà fino alle 15 di oggi. Però possiamo già cominciare a riflettere su quanto accaduto ieri nella prima giornata di voto, a partire dal dato sull'affluenza, 40%. Allora, Giancarlo, io stavo buttando l'occhio anche su un tuo pezzo che compare su Trend Online, titolato Taglio dei parlamentari, quindi parliamo del referendum, ovviamente. C'è anche il tema delle regionali, ma insomma, tra poco analizziamo tutto. Di Maio confuso, Movimento 5 Stelle allo sbando. Allora, ecco, però collego le due cose che ho detto e poi lascio la parola a te. È vero, alla vigilia di questa tornata elettorale che comprende anche il referendum, io stessa mi dicevo, bah, ma chi andrà a votare, visto che se ne parla poco, non si ha precisa indicazione da parte dei partiti. Prima si diceva quasi all'unanimità votiamo sì al taglio dei parlamentari, invece poi sembrava preso più piede il no. Insomma, siamo arrivati un po' confusi a questo referendum e poi vabbè, il tema delle regionali che invece era più sentito chiaramente nelle regioni di voto. Però il dato sull'affluenza mi ha fatto un po' cambiare la view su questi 2 giorni di elezioni. Allora, cerchiamo di capire tu che idea ti sei fatto mentre attendiamo ancora di sapere qualcosa di più. Certo, e beh, hai già detto bene tu, questo referendum che sembrava fino a qualche settimana fa dall'esito assolutamente scontato, nelle ultime settimane invece si è visto, non dico un ribaltamento, ma un recupero senz'altro delle persone che sembra siano contrarie a questo taglio dei parlamentari. Il pezzo che tu hai citato che, su Trend Online, il mio pezzo, diciamo, Sì. taglio dei parlamentari Di Maio un po' confuso perché in pratica sul web è diventato abbastanza virale, diciamo, un video nel quale mentre Di Maio cercava, così come era normale per lui, sponsorizzare, insomma, o comunque il suo sì al referendum. In pratica si è un po' confuso, ha cominciato a dire delle cose un po' confuse e è diventato un po' esilarante. Io invece, e quindi così lo facevo notare in una maniera anche scherzosa e simpatica. Sì. Invece non molto scherzoso e simpatico sarebbe per il Movimento 5 Stelle se clamorosamente vincesse il no. E quindi in quello dicevo appunto che il Movimento 5 Stelle trema, nel senso che questo recupero del no è stato un recupero molto evidente e al punto di far pensare a qualcuno che una alta percentuale di elettori avrebbe favorito forse il no, cioè si dice che una persona che è più portata ad andare a votare se pensa che il suo voto cambi la situazione piuttosto che la Sì. mantenga. Ma in questo caso avviene una cosa,
un po' particolare, cioè che dato che veniva dato per scontato il taglio dei particolari, il taglio dei parlamentari, il cambiare, cioè il rimanere com'era, diventa il vero cambiamento. Insomma, c'è un po' di Sì, però anche noi confusione. siamo belli stranini, Giancarlo, perché insomma, esatto, e tu hai detto bene, cioè abbiamo passato anni da quando fondamentalmente i 5 Stelle hanno cominciato a diventare protagonisti della scena politica a mettere in conto che evidentemente bisognava fare dei tagli ai costi della politica e quindi a partire dai parlamentari. E invece adesso ci troviamo a dire: ma chi se ne importa di tagliare i parlamentari? Insomma, diciamo che però questo è sintomo del fatto che non sappiamo più che pesci pigliare, credo. Insomma, poi magari ho banalizzato un attimino, però il senso è quello. Hai perfettamente ragione. Diciamo questo, un po', come avviene in finanza, cioè sui mercati, l'andamento del mercato non è in relazione a ciò che è in questo momento, ma in relazione a ciò che si prevede che sia. E quindi, che ne so, se si prevede un aumento dei tassi, dico di un 1%, e si aumenta dello 0,5 anziché dell'1, pur essendoci stato un aumento, e quindi, ma magari il mercato risponde in maniera diversa perché è deluso dalle attese, anche se è stato preso così, una decisione. Che andava nella stessa direzione, però inferiore alle attese e così via. Quindi è un po' questo, cioè erano talmente tanto le attese per un sì che il no, che significa lasciare le cose come sono, diventa invece il motivo del cambiamento. Insomma, è un paradosso, ma fino ad un certo punto, insomma. Sì, E sì, adesso sì. andiamo a vedere perché effettivamente sono curioso proprio di vedere sia l'esito finale, sia come è stato votato questo referendum nelle varie zone d'Italia, perché magari appunto ci sono zone d'Italia in cui le cose vanno in maniera differente. Insomma, sappiamo che la nostra Italia purtroppo non ha uno sviluppo uniforme e quindi magari ci sono delle differenze tra le varie appunto zone d'Italia. Stiamo a vedere, ma Ok, ecco, scusami, forse l'hai già detto, ma nel discorso generale mi sono aggrappata ad altre cose che hai elencato e quindi magari è sfuggito a me. Ma questa affluenza così alta rispetto alle previsioni, la input è una presenza più massiccia dei no o dei sì? Perché a me verrebbe da pensare, non so se appunto l'hai detto, ma te lo richiedo, che chiaramente ci tenessero di più, perché poi ovviamente dove si votava anche per le regionali è chiaro che si vota anche per il referendum automaticamente, invece laddove non si vota per le regionali bisogna andare appositamente, no? E quindi mi viene da dire, beh, ma ci tiene di più ad andare a votare chi vuole il sì, invece quelli del no possono anche fregarsene, come dire. Però potrebbe succedere anche il contrario alla luce di quello che mi hai appena detto tu, che invece adesso si vuole ottenere l'effetto contrario, insomma, tutto un caos, quindi non si può neanche dire questo, chi lo sa? Tu mi potresti rispondere. Ma è proprio così, cioè mettevo in relazione con la tradizione, cioè che quel numero elevato di elevato, poi adesso stiamo un po' forse esagerando perché un 40% io l'avevo previsto, ma comunque insomma vedo che i giornali ritenevano questa percentuale elevata, no? I media, anche se io ieri così come un gioco cercavo di prevedere l'affluenza alle 12, alle 17 e poi alle 22, insomma. Comunque, questo numero elevato è giusto, Manuela, lo si può leggere come un vantaggio per il sì, ma allo stesso modo lo si può leggere come un vantaggio per il no. Quindi è veramente un po' paradossale la situazione. Quindi per quello dicevo, sono proprio curioso di vedere Eh l'esito per certo, sì. Anch'io sono assolutamente curiosissima.
Intanto, anzi, se i nostri amici vogliono scriverci se hanno votato, non chiedo cosa, insomma, poi se vogliono assolutamente farcelo sapere, siamo qui apposta, ma se siete andati, se non siete andati, se avete sentito. Ecco, sul discorso delle regionali, scusami, ecco cosa ti volevo chiedere. In attesa soprattutto di vedere che cosa accade in regioni clou come la Toscana, no? Ecco, dovesse prendere, insomma, il sopravvento la destra in quelle, come dire, regioni in cui invece ha sempre governato la sinistra, potrebbe avvenire qualcosa all'interno del governo, cioè qualche scossone, tu lo metti in conto? Beh, sulla Toscana assolutamente sì, perché è troppo importante per non avere ripercussioni. Allora, io avevo detto, non so se anche con te, ma insomma, in 30 secondi ribadisco, la situazione per il quale il centro-sinistra avrebbe potuto così festeggiare, oppure avrebbe potuto festeggiare il centro-destra, oppure poteva essere considerata una parità. Cioè, la situazione attuale, due centrodestra e quattro centrosinistra, rimanesse immutata dopo il voto, sarebbe un successo per il centrosinistra. Una situazione di tre pari, quindi con il centrodestra che strappa una sola regione al centrosinistra, lo consideravo un pareggio. La situazione 4 a 2, 5 a 1 e poi ovviamente non ne parliamo 6 a 0. Sarebbero comunque state delle vittorie del centrodestra, perché voleva dire avere sottratto almeno due regioni. Ma obiettivamente la Toscana ha un valore superiore agli altri. Non è che la Toscana sia una regione estremamente popolosa, però sappiamo che assieme all'Emilia sono le roccaforti della sinistra, quindi dovessero cadere le roccaforti. Chiaramente all'interno della sinistra non Certo. ci potrebbero non essere ripercussioni, ovviamente. Ma la Toscana, ecco, senza entrare ma ci mancherebbe in previsioni, eccetera, però si può dire che molto probabilmente l'esito sarà sul filo di lana. E allora questo fa sì che una vittoria anche di un niente del centro-sinistra venga così celebrata dal centro-sinistra, è una vittoria clamorosa. E la stessa cosa naturalmente il centro-destra, no? Quindi sono pochi decimi di punto che possono cambiare la politica in Italia. Ultima Sì. cosa sulla Toscana, però Sì. importante per me, guardando le scorse elezioni, le ultime fatte, cioè quelle europee, e vedendo la distribuzione dei voti in Toscana, attenzione perché certo è la zona più popolosa, ma in pratica in tutta la Toscana, se mettiamo al solito rosso per il centro-sinistra e blu per il centro-destra, la Toscana diventa praticamente quasi tutta blu, resta il rosso appunto in Firenze, Prato, in quella zona. Dove è ovvio, insomma, dove c'è il capoluogo di provincia, insomma, dove c'è il potere della regione, è chiaro che lì. Però tutto il resto, cioè tutte le altre province, sono già province nel quale prevaleva il centrodestra. Quindi, insomma, è da tener conto anche questo, cioè se dovesse davvero vincere il centrodestra in Toscana, succederebbe qualche cosa di importante in Italia, ma non sarebbe in assoluto un evento assolutamente così imprevedibile, vedendo anche le scorse elezioni. Certo, va bene. Allora, cosa ne pensi delle previsioni del ministro Gualtieri che ha detto, stanno preparando insomma la nota di aggiornamento al DEF, Giancarlo? Insomma, ha una cifra, ha detto il PIL in realtà calerà meno del previsto, insomma, ha dato delle stime abbastanza ottimistiche. Ti ritrovi? Io no, io purtroppo questo ottimismo qua fa bene nel senso che fa il suo lavoro il ministro dell'economia, perché chiaramente deve sempre dare qualche segnale di positivo, qualche segnale di ottimismo. E quindi diciamo che ha
al suo posto probabilmente avrei detto le stesse cose, non lo so, però se noi andiamo a guardare l'economia reale, se noi andiamo a vedere soprattutto le stime degli organismi internazionali, l'OCSE, il Fondo Monetario Internazionale, insomma, sono tutte stime peggiori rispetto a quelle che fa il governo. E questa storia del recovery fund, voi sapete, io sono assolutamente contrario, non migliorerà le cose. Anzi, peggiorerà perché andremo a indebitarci ancora di più e non ho insomma molta fiducia, anche se naturalmente rispetto ad un anno come il 2020, il 2021, viva Dio, sempre che non ricadiamo in un altro lockdown, ma se non si Certo. ricade in un altro lockdown, per forza avremo un segno più. Il problema è che per recuperare tutto quello perso quest'anno ci vorranno anni. Quindi, Sì, insomma. sì, sì, sì. Beh, poi oltretutto oggi i mercati sono impauriti proprio dall'ipotesi di nuovi lockdown, soprattutto in America, insomma, quindi c'è ancora proprio incertezza da questo punto di vista, perciò è anche difficile forse stabilire. Beh, però per onestà il ministro Gualtieri ha detto che chiaramente, ma insomma, una cosa molto semplice, ma vale la pena sempre ripeterla. Stime che possono cambiare in meglio o in peggio a seconda della durata e dell'estensione del Covid. Quindi, insomma, è anche abbastanza improbabile poter o rassicurare ma anche terrorizzare allo stesso modo. Quindi dobbiamo un attimino navigare a vista. Invece, caro Giancarlo, visto che la settimana scorsa ci siamo concentrati sulla scuola, è passata una settimana dalla riapertura. Insomma, eravamo stati un po' entrambi sul chi va là, no? Per questo primo banco di prova, dopo il lockdown e dopo l'emergenza coronavirus. Dopo una settimana, che mi dici? Ma guarda, sono contento che tu sia tornata sull'argomento perché io la settimana scorsa ti avevo detto, io ho avuto notizie, non so se sono vere, spero che non siano vere, sulla questione delle verifiche, i famosi quelli che noi chiamavamo i compiti in classe, no? Le verifiche perché c'era tutta una procedura per sanificare questi fogli sul quale appunto gli studenti fanno queste verifiche in classe e quanto avevo sentito questi fogli dovevano essere messi in una busta e lasciati così per 24 ore. La cosa mi sembrava già assurda, ma è niente rispetto a quello che ho sentito in questo caso invece da una TV nazionale, quindi speriamo che non abbiano raccontato storie, anche se è difficile da credere. Guarda, io me lo sono annotato perché veramente è qualcosa di incredibile. Te sentire, Emanuela, cosa dovrebbe accadere? Ripeto, io l'ho sentito da una TV nazionale. Sì. Ora, si sanificano i fogli, si consegnano agli studenti, si ritira la prova scritta. Si sanificano di nuovo con uno spray particolare per la carta. Si mettono in un cassetto dove devono restare per 24 ore. Poi si estraggono, si correggono, si risanificano, si rimettono nella cassetta per altre 24 ore, si consegnano agli alunni per far constatare i loro eventuali errori commessi. Si risanificano ed infine vengono messi in una nuova cassetta per altre 24 ore. Vedi, Emanuela, secondo me quello che andrebbe sanificato è il cervello di chi ha pensato una cosa del genere e anche di coloro che hanno accettato che non gli hanno detto questo qua, ma sei impazzito. Cioè, io non so se è ammissibile una cosa di questo genere. Cioè, ma neanche se avessimo l'Ebola, ma Certo. neanche so cosa, cioè qua, secondo me stiamo veramente perdendo almeno questo caso. No, ma assolutamente, guarda, io stavo ancora ripensando al discorso del voto, sai che molti dicevano, ma la gente ha paura di andare a votare, quindi bisogna procedere. Ma allora, è un po' come quello che dicevi tu sulla scuola la settimana scorsa, no? Mi sembra che ci siano delle considerazioni di serie A e di serie B, cioè.
Io, ma molto semplicemente sui miei canali social ho scritto: ma scusate, abbiamo visto spiagge affollatissime quest'estate. Giustamente, no? Tutti noi siamo tornati alla normalità, quindi abbiamo ricominciato ad andare a mangiare, al ristorante, eccetera, eccetera. E per il voto ce la raccontiamo che non, abbiamo paura di entrare in una scuola dove, peraltro, insomma, io, insomma, sono andata. È tutto, cioè c'era pochissima gente, quindi raramente, poi magari in orari diversi si fanno anche le file, ma insomma le file siamo abituati a farle. E quindi, come dire, ma attenzione perché potrebbero esserci timori e paure legate al Covid e quindi la gente potrebbe non andare a votare. Ma allora, cioè no, mi sembra appunto che ogni tanto ci siano delle prese di posizione troppo esagerate, no? E che ovviamente incutono ancora più timori nelle persone, perché poi chiaramente uno dice, ma forse è meglio che io non vada a votare se mi stanno dicendo che potrebbero esserci dei rischi. In effetti io sono infatti contento di questa affluenza, quindi significa in pratica che gli italiani non hanno avuto paura, ma ci mancherebbe altro. Poi con tutte le precauzioni che erano state prese, anch'io non ho trovato nessuna fila, anche se per la verità sono andato abbastanza presto a votare, quindi era probabile non trovare file. Però certamente c'è tutta queste precauzioni per cui normalmente ci si è impiegato un po' di più per votare rispetto alle scorse volte. Ma io continuo a ripetere che tutto questo mi sembra veramente eccessivo. È chiaro che anche in altri paesi avvengono cose del genere, però insomma c'è una situazione totalmente differente rispetto a quella, anche dal punto di vista sanitario, rispetto a quella che abbiamo avuto a marzo-aprile. Quindi dobbiamo tenerne conto. Certo, no, ma infatti hai, insomma, diciamo che è quello che mi hai detto settimana scorsa, ancora più accentuato viste le notizie che ci hai portato, insomma. Hai sentito che cose? Cioè, è Sì, sì, una. sì. Non ha proprio senso, non, è un, oltretutto cose di questo genere, secondo me, intimoriscono, cioè non è neanche corretto anche per quell'aspetto, cioè di far intimorire le persone. Non lo so, io sono dell'idea che. E poi la scuola, ecco, piccola cosa, ma sai. Ti dicevo, no? La volta scorsa che dove abito io ci sono i due licei storici della città, quindi il liceo classico e il liceo scientifico, e chiaramente tutti, diciamo, i bar, i piccoli ristoranti Sì. o comunque cose legate all'alimentazione, diciamo, che vivevano appunto anche grazie agli studenti eccetera così nei mesi scorsi ovviamente hanno patito, per cui adesso vederli la settimana scorsa e adesso insomma pieni finalmente ovviamente nell'orario di pausa, vederli pieni mi riempiva il cuore anche proprio per i negozianti che finalmente rivedevano gli alunni. Allora questi alunni qua giustamente questi scolari insomma stanno assieme fuori come stanno dei ragazzi, come è giusto che stiano dei ragazzi, no? Quindi anche sui social sono emerse queste foto prese dall'altro, in cui i ragazzi fuori dai cancelli della scuola sono, diciamo, ammucchiati, all'interno della scuola sono distanziati. Capisco certe cose, però non è che all'interno della scuola passa il virus e all'esterno non passa, insomma. No, no, Quindi no, chiaro, chiaro, insomma, un po' quello che dicevo anch'io rispetto a spiagge, ristoranti, eccetera, altri momenti di contatto maggiore, perché poi vabbè, bisogna rispettare comunque le regole di base che giustamente sono anche relative alla coscienza di ciascuno di noi, però insomma, però la vita è ripresa e quindi anche mettere paura sull'entrare in una scuola per votare mi sembra un po' troppo, cioè allora non facciamo niente ancora ed è più coerente. Va bene, Giancarlo, grazie, questa è la puntata di oggi di Il Fatto di Marcotti che poi troverete anche on demand sul nostro canale YouTube, ci rivediamo la prossima settimana.
Grazie a te Emanuela e un Anzi, saluto a magari ti dirò di più, che magari ti disturberò i prossimi giorni proprio per il commento del voto, perché oggi potevamo solo parlarne da un punto di vista di attese, perché chiaramente senza far propaganda, perché è vietato per legge, ma insomma chiaramente non sta a te fare propaganda, non sei un politico, quindi però insomma il commento, quello effettivo, magari lo faremo a posteriore e ti disturberò i prossimi giorni. assolutamente, volentieri. Io ovviamente oggi per me sarà una giornata campale perché dalle 3, dai primi exit poll in poi, insomma, ovviamente seguirò tutti i dati, insomma, man mano che arrivano. Certo. Quindi se nei prossimi giorni troviamo il modo anche di commentare il a freddo, che così è anche meglio, insomma, dopo aver sentito anche tutti i big i loro commenti, possiamo anche fare noi dei commenti con i nostri ascoltatori, insomma. Esatto. Io mi tengo i voti, scusate, i messaggi che avete mandato, così vedremo i nostri telespettatori come si sono posizionati. Ora e oggi non posso, però insomma li raccolgo. Grazie Giancarlo Marcotti e buona giornata. Grazie. Grazie. Noi abbiamo terminato qui la prima parte del live. Naturalmente torneremo poi alle 14:30 con appunto la diretta sui mercati e adesso tutti i nostri approfondimenti del caso, sempre sulle fonti TV, quindi seguiteci sul sito lefonti.tv e poi sulle nostre piattaforme social. Grazie per essere stati con noi fino a questo momento.